La tragedia di questi giorni della Toscana sott'acqua è solo la conferma che il cambiamento climatico è sempre più un'emergenza reale. E io ricordo che nel settembre 2007, quando organizzai la conferenza nazionale sui cambiamenti climatici e parlai di bombe d'acqua, della necessità del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che significa prevedere che cosa può accadere e cercare di attrezzarsi, investire nella lotta al dissesto idrogeologico come un'emergenza nazionale, ebbene fui inascoltato e attaccato perché considerato catastrofista. Chiedevo solo di spostare i soldi dal ponte sullo stretto, da mega opere inutili alla prevenzione e alla tutela del territorio. Oggi continuiamo a piangere anche dei morti per le tragedie dovute al dissesto idrogeologico del paese e all'impreparazione di fronte al cambiamento climatico che è già in atto. Questo è il dovere, questo è ciò di cui dovremmo occuparci ogni giorno, invece di discutere continuamente di leggi elettorali che cambiano, di primarie, contro primarie. Noi siamo in piena emergenza ambientale, non solo come Italia, ma in generale come Europa, come pianeta, e continuiamo a non prendere atto che bisogna investire con priorità su queste opere pubbliche utili al Paese.